Buongiorno. Ciao Ezio. Tutto bene? Sì, tutto bene. Eccolo qua. Oh, Laura. C'è una certa Laura. Oh, Ciao! Dove come stai? state? Io bene, tu? Cerchiamo di resistere. A casa, blindati. Ma proprio blindati, blindati, perché c'ho la mia mamma con me, 90 anni, e quindi vive proprio qua. Siamo venuti a Marina di Massa, io e Stefano, e siamo qui con lei, però tutto bene, insomma, cerchiamo di resistere. Io a casa sto troppo bene, ma Sì. Stefano, sì, io sì. Stefano, perché non sono abituata e quindi era come avere raggiunto una cosa diversa. E invece Stefano, i primi giorni era impazzito. Adesso Adesso si è messo calmo. Perché gli ho insegnato come si fa l'uomo di casa, che non era per niente abituato. Infatti le donne ringraziano il governo perché finalmente gli uomini non hanno più l'alibi e sono costretti a fare i lavoretti di casa, no? Bravo. Però io penso che sia anche un valore aggiunto per loro, nel senso che poi magari fra un po', quando ci libereranno, avremo voglia ognuno di stare per conto nostro, no? Un po' di più. Così Dici? uno sorprende. Organizza, no? È una questione di allenamento. No, so di molti uomini che impazziscono a casa, che ormai hanno già piantato e strapiantato nel giardino, hanno già No, continuato. Stefano i primi giorni infatti ha distrutto la siepe, completamente Esatto. azzerata. Cioè non avrò, dopo ti mando il video, non avrò più una siepe, capito? E beh. Mia moglie dice che faccio disastri in continuo, non so, anche tu allora fai disastri, Stefano. Ma, vengono interpretati come ciò, ma ecco, non va bene, perché insomma, ho fatto il mio dovere, e poi dice un disastro, dice. Non gli va mai bene niente a queste donne, in effetti. Appunto, devono dimostrare che non siamo capaci, ma non è che. Ah, tu dici che l'intento è proprio quello, metterci sempre in angolo, dimostrando che non siamo capaci di fare qualcosa. Non ti sentiamo. Mi sono spostato a prendere il fazzoletto, scusa. Ciao, io sono Laura. Ciao, piacere. E vi presento rispettivamente Ezio, è un programmatore, è in Talengada con me a 5 metri da me, la persona con cui bevo il caffè ogni mattina, per cui come vedi manteniamo l'abitudine. Mentre Stefano è una persona che stava negli Stati Uniti e aveva un incarico di andare a calcolare le traiettorie dei relitti spaziali, quelle che lasciavano indietro le prime missioni, e lì conobbe delle persone che gli dissero che c'era questa cosa nuova che si chiamava internet, e siccome era italiano, se ne occupava lui per l'Italia, ed è la persona che ha portato internet in Italia, tra virgolette. Per cui è per colpa sua che sta a Pisa il registro di dominio.it. Esatto, è proprio colpa sua, vero? Però poteva anche andare peggio. Sì, andavo in un altro istituto, ma io ho invitato tra l'altro stamattina. Eccolo Ciao Stefano, ciao Laura. qua. Ciao, grande, Ciao come Ezio. stai? Ciao. Bene. In quale parte del mondo sei imprigionato? Nello spazio adesso sembrerebbe. Nello spazio. Dietro. Aspetta, ti faccio vedere. Lui, non so se Ruoto. sapete che si è iscritto ad Agraria adesso, fa lo studente. No! Sì, fa lo Mi manca un studente sacco. Ma E a studio. luglio? Ma studia oppure? Sì, studio. Beh, tendenzialmente se sei iscritto. Studia e fa le lezioni in videoconferenza. Allora ha pensato bene, visto che bisogna imparare bene a usare i programmi, di conoscere tutte le funzioni di Zoom e ha scoperto che si possono cambiare gli sfondi. Si è messo dietro
E allora lui ambienta, secondo le cose che fai, vedi che adesso è. Eccoti, no, ma quello lì non mi piace di sfondo. Vabbè, ho Vorrei un caffè più leggero. un caffè più leggero, diciamo. Grazie, mettimi qualcosa di divertente, Francesco, per favore, ce n'ho già abbastanza a casa. Gliel'avevo fatta vedere a... Ti piace? Guarda, lei va Beh, fin sono qua. chiuso da talmente tanto tempo che ho dato una mano di colore alla stanza. Poi mi insegni anche Sì, è facilissimo. Raimondo, a proposito di un discorso che abbiamo fatto l'altro giorno, guarda la maglietta che ho, sai che vado matto di queste a me. Non cose. si vede. Sì che si vede. Eccola! Sì, web, hai fatto pubblicità però. Si vedono? Sì, web, ok. Ho capito, ho capito. È un regalo di Antonio. Io ora faccio un caffè però, eh. Scusa Ezio, tu non sai che... La mia maglietta è così Kitesurfer. surf e kitesurf. Lui invece è un esperto subacqueo e velista, per cui adesso ti si dà surf. Queste signore qua, Ezio, sono tutte persone con cui si è passato tanto tempo e si è preso delle decisioni storiche per l'internet italiano. E abbiamo anche fatto tante risate, però, eh? Eccola lì, questo viene fuori l'indole toscana. Abbiamo fatto tante risate. E beh, è anche giusto che Ora bisogna partire non solo così. lavoro, ma anche un pochettino di divertimento ci vuole. Sai, Bravo, Enzo. Stefano, l'unica cosa che ci Bravo. domandavamo, immagina la classe con dentro uno come Orlando che cambia gli sfondi ogni 3 minuti, no? Cioè, se segue l'insegnante o seguono gli sfondi di Francesco che si adegua. Scusa, Francesco, ci stai ascoltando? Sì, sto ascoltando. Siete Ma non attenti? ti Aspetta, sei attento? vediamo! Sì, perché non mi vedete? Ma No, ti ora sì, ma vediamo. perché sei No, sprofondando è l'inquadratura. Se schiacci il tasto in cima di Speaker View, ci vedi tutti e quattro, Laura, in alto a sinistra. Guarda, mi abbasso. Infatti ho visto un video su internet sullo smart working dove tutti cercano di trovare l'inquadratura giusta, ma non trovano mai l'inquadratura per evitare anche di far vedere la casa magari messa male, Certo, una roba simile. ho la moglie che passa dietro No, ma allora, cioè, C'era un la video bellissimo su internet che faceva vedere lo smart worker tipico italiano in No, questo ma momento. io l'ultima volta che ho seguito una conferenza di tante persone, un signore poverino, collega, era in albergo collegato e a un certo punto si è alzato per andare in bagno, non si è reso conto, non ha staccato la telecamera, era Ah, sì. completamente in mutande e si è visto tutti l'hanno anche richiamato, ma non c'è stato verso, ormai ha fatto lo show. Beh, noi l'altro giorno c'era uno di noi che aveva spento il telefonino, appunto non se ne accorgeva, è andato a gabinetto e ha sentito lo sciaccone, no? Tranquillamente. Appunto, appunto. Però io Comunque, l'ho preso da una pallottola spuntata, mi ricordo che c'era una scena in cui c'era il davvero? protagonista che in una convention lì, qualcosa, era andato in bagno, aveva lasciato aperto il microfono della convention, praticamente tutti sentivano che cosa faceva in bagno. No, ma è successo anche a me durante un corso di apiterapia. Il relatore, che era il presidente dell'associazione, è l'attuale presidente, è andato in bagno e aveva le cuffie e tutto. Quindi si è sentito tutto. Che io ero là a dire, boh, speriamo che non faccia niente di... Francesco, Dimmi. sei già sveglio a quest'ora? Come mai? Non è fuori dai tuoi ritmi? Ah, infatti, Sì, molto fuori, però... lo fai per noi. Sì, tanto per Grazie. vedere voi. Grazie. Ma Guarda, non è vediamo se ti vero, non è piace questo vero. È sfondo. stato Come qua non è anche vero? l'altra mattina. Sì, lo fa per voi tutti, Sì, insomma. insomma, fa per me. Ecco. E gli altri li avevi chiamati?
Sì, io ho scritto a Giancarlo e anche a Tullio, ma non mi hanno neanche risposto. Io ho scritto. Secondo me è troppo presto. Io mi sveglio alle 6, quindi non c'è problema. Sono di Ve la quelle. ricordate questa foto? Eccola! Baci, Sì, baci. bellissima, grazie. Dov'è? Non vedo quell'altro. È l'altro, Io. è Raimondo che sta Ce l'ho di lavorando qua, ce per. l'hai di qua direttamente, esatto. Ah, eccolo. Questo Bellissimo. era un insieme di persone che si mettevano d'accordo e cercavano di, lasciamo perdere i cavalieri, ok? Mi piace di più. Però ti avevo lanciato l'assist che eri tutti attenti, ascoltavate l'insegnante, non mi hai seguito prima. Guarda. Vai, questa. Bufala. Quella la voglio anch'io. Perché l'altra. Guarda, ma neanche di simpatiche. Spiegatemi come funziona. Io Fagli vedere tecnicamente, tiravi lo ho schermo. una galleria mia dove le metto le foto e poi le faccio, le scelgo. No, magari. Allora, no, purtroppo bisogna caricarle, però devono essere di dimensioni precise. Quanto? 1280 per. Un attimo, 720 oppure 2x6 è 30 anche. Allora, io no, no. ce l'ho tutte così. Allora, la cosa che ho fatto io è crearmi un file vuoto. Un attimo, che ti dico le dimensioni. E ho cominciato ad attaccarci dentro perché, se no, nel caso di quella foto di prima, la foto viene tagliata. Cioè, il programma prende, gli taglia i bordi e ti trovi la cosa che ti interessa magari al di fuori. Insomma, ma ditemi un po', da quando è che siete incastrati e rinchiusi veramente? Io ho 3 settimane. Io Cioè, da da inizio 10? marzo proprio, perché ho mia moglie che ci tiene molto queste cose, per cui mi ha portato in casa. Tieni conto che beveva il caffè con la mascherina perché sua moglie aveva paura di mia moglie, nel senso che lavorando in Ah, a ospedale, distanza, che gli trasportasse il virus. ho Poi, capito. dove lavoriamo noi, abbiamo tirato una settimana a lavorare in Italian Garden, poi dopo abbiamo smesso. E voi avete continuato a lavorare per una settimana dopo la chiusura? Vabbè, No, 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 ho io detto. in realtà non ho mai smesso di lavorare perché lavoro a casa come Tutti. lavoro voi. Anch'io lavoro a casa ormai da tanto, quindi anch'io non Sì, andavo più a Pisa, però no, quindi è cambiato poco. sono andato in soffitta, praticamente mi sono costruito l'ufficetto in soffitta. Quindi. Ho capito. E invece Francesco? Boh, diciamo che io non esco mai a prescindere, Lo quindi. so, appunto, però quando è che vi hanno messo i divieti? Da quando ci hanno messo i divieti io non mi sposto, Quindi da marzo, non mi cioè muovo, da inizio marzo. da marzo. Era l'8, se non sbaglio, l'8 marzo, il primo. No, in realtà, vabbè, qua c'era già da prima, dal 3, mi sembra, 3-4. No, voi dal 3, sì, è stato quel weekend tragico Infatti per io, noi. praticamente la domenica, quando ho sentito che il lunedì non si poteva andare, sono andato lì in Talent, ho preso su tutto, monitor, eccetera, eccetera, e mi sono costruito l'ufficio a casa. Fatto uguale anch'io. Ma molte persone con un po' di testa si sono anticipate, ma molti altri invece. Sì, però ci sono ancora in giro persone senza testa, perché per esempio. Ma il weekend io abito nel nord della Versilia, il weekend del 2-3 lungo qua era come agosto, dalla No, gente che. ma ho saputo di persone perché qui la situazione è un po' più drammatica e se tu sei ammalato non esce né il dottore né nessuno viene a casa tua, naturalmente. Io ho il mio medico di famiglia che è completamente, è che è stato ricoverato 3 settimane fa e è ambulatori chiusi. No, ma magari sono anche Isolano. giustificati, non hanno le mascherine, non vogliono, No, non hanno magari. neanche i posti. No, da noi non Non l'hanno neanche sostituito il medico, hai capito?
Sì, no, no, posso anche capire qui se aprirebbe una discussione verso i medici di base che magari non è il caso di Ma fare. io posso dire una cosa, al di là del fatto che da quello che ho capito qua a Brescia non hanno più i posti, però io abito vicino all'ospedale, relativamente vicino, e ogni ora sento autoambulanze che passano. Qui non è che loro non lavorano, lavorano a pieno ritmo, solo che non hanno sufficientemente No, beh, però impiantato ci l'equipaggio riferivamo logistico. ai medici di base nel discorso. Sì, E no, so però che. in generale sono tutti messi full, anche i medici di base lavorano negli ospedali o simili, perché Sì, mi hanno praticamente risultati tutti. quando tu ti ammali a casa. Finché non sei grave, non ti prendono in carico, non ti fanno neanche il tampone. Quando senti un'autoambulanza, come dice lui, è perché è una persona grave. E lo porto in autoambulanza e non sai se lo rivedrai, perché l'altro dramma è proprio questo, cioè che Allora, rimanevano. ti dico che io abito vicino a un medico di base che è in pensione e stamattina ha preso la macchina ed è andato probabilmente all'ospedale, No, no, quindi certo. l'hanno reclutato. Poi ti dico, venerdì mi ha detto mia moglie, perché io non l'ho visto, che ha sentito proprio un'autoambulanza qua vicino a venire a prendere qualcuno. Qua a Brescia è pieno. Sì, ma anche qua. Tu invece dove sei ora, Raimondo? Allora, Sempre? io abito in provincia di Mantova, più o meno, però dalla parte potrei essere vicino a Cremona, tanto per darti un'idea delle tue Ah. Oh, come si dimensioni. chiama il Castel Goffredo, un paese paese? Ah. dove fanno le calze, e dietro il lago di Garda, più o meno. E è una provincia fatta così, Mantova. Tieni conto che almeno 4-5 autoambulanze ogni giorno ci sono che prelevano qualcuno e in un paese li senti subito, ovviamente. Ma il vero problema è che c'è da parte di alcune persone, non lo so cosa entra nella mentalità, per loro ti dicono che non sono ammalate e vanno a prendere il pane alla mattina, per esempio, vanno a prendere il giornale. Cioè, so di Wow. gente che ti dice no, ma io ho preso gli antibiotici, sono l'influenza, cioè non vogliono ammettere di essere diventati ammalati perché poi c'è tutto l'iter, cioè se tu per esempio vai a Mantova a farti il tampone, tu non torni più a casa perché quando tu fai il tampone, Sei siccome sicura? se no, o ce l'hai e vai in un corridoio oppure c'è talmente tanto che intorno a te che ti mettono in isolamento perché hanno il pericolo che tu ti sei infettato, per cui la mentalità sta diventando veramente da appestati, no? Starne alla larga, non voler dire che sei ammalato, il pericolo naturalmente di morire è comprensibile, ma anche tutto quello che ne consegue, perché devi pensare che quando è finita la malattia devi fare di nuovo quarantena, cioè se tu ci caschi dentro un mesetto sei bloccato, sei Certo. isolato. Cioè, poi si fa presto a dire, devi vivere in una stanza. Già siamo, come si chiama, quando ti mettono in galera a casa, ai Arresti domiciliari. domiciliari. Ma prova a pensare a vivere un mese in una stanza da solo, perché in No, è teoria. vero, però c'è da dire che se hai un minimo di famiglia o roba simile ci pensi un attimo, perché Sì, lo chiaramente. so, chiaramente, però io sto riscontrando questo, cioè i malati sono molti, ma molti di più di quelli che vengono Quello dati sicuro. e Certo. alcuni di loro hanno ancora dei comportamenti da incoscienti, cioè da incoscienti. Comunque io penso che i comportamenti da incoscienti, soprattutto all'inizio, li abbiamo avuti un po' tutti. Cioè, Sì, abbiamo sottovalutato il so problema. anche persone. Abbiamo sottovalutato il problema. Sì, esatto, anche persone un po' più, insomma, dentro alle cose, così, insomma. C'è stato un problema generale, al di là delle persone magari più spaventate o anche più ignoranti nel senso buono della parola, che cioè, anche persone con un po' di testa Il hanno grande avuto qui, difficoltà. quando chiedono come mai qui si è diffuso così tanto, io non so il resto d'Italia, però qui il grande problema sono state le bocciofile e i bar. Cioè le persone anziane, non vedendo una guerra, cioè distrutto intorno a loro, lo ritenevano una cosa che non li toccava. Per cui andavano in paese, al bar e alla bocciofila. E lì, paesi come Orzi Nuovi, cioè l'intero bar è morto praticamente. Beh, Ci sono tenete in persone. mente che l'Italia è un paese di gente
carattere molto sociale, per cui tendenzialmente l'agglomerato di persone, eccetera, che si ritrovano è facile. Poi Sì, poi anche gente affettuosa, nel senso che io quando incontro la gente la bacio sempre, cioè per me chiunque sia bacio, io sono fatta così, capito? aggiungi che è il nord Italia che praticamente ha contatto con la Germania, infatti hanno confermato che noi siamo ammalati perché l'abbiamo presa dalla Germania, non dalla Cina. Sì, lo so. Quindi praticamente qua in nord Italia, praticamente import-export con la Germania è all'ordine del giorno, metti le due cose insieme e fai Ma Stefano, la situazione. dillo. Volevo chiederti, e ISOC in questo momento e l'attività sta andando avanti, cioè No? la tecnologia ha veramente dimostrato la sua utilità in questo periodo qua, no? Perché si prova a immaginare se non ci fosse internet, come saremmo? Abbiamo proprio iniziato proprio di fare per il coronavirus, insomma, e di favorire tutte le possibilità di anche insegnamento e robe di questo genere, proprio per dimostrare e impegnarci a diffondere metodi Ma per. secondo te la ricaduta, cioè è pacifico che avviciniamo molto di più le persone alla tecnologia, no? All'uso di questi strumenti, Certo. ma quello che resterà sarà un vantaggio positivo o si saranno abituati a mandare in giro di più con WhatsApp i filmatini e i meme? Cioè sarà un apprendimento positivo del digitale, degli strumenti o sarà un apprendimento ludico della internet? Ormai anche la Internet Society globale sta investendo molto su questi aspetti, proprio quella che chiamano la separazione sociale, diciamo, non ci si bacia più. Lui sta parlando del discorso del dopo, del No, ma dopo, il cosa dopo è. succederà dopo, Ma saremo certo. abituati? Io penso di no. Però. Che torneremo come prima, io penso così, Cioè ci purtroppo. restano i difetti dell'uso della tecnologia. Certo, Sì, ma sicuramente. poi ora c'è un eccesso di questi divieti. Io quando hanno fatto l'ultimo decreto che hanno detto che bisogna evitare di uscire dal comune dove risiedi, quello lì c'è gente, cioè per dire, a Firenze ci sono 7 comuni dentro le mura. Allora, a un certo punto cosa fai? Cioè, diventa. Ora la devi cambiare. Ci sono sempre eccessi di questo tipo, però pian piano siamo stati costretti a imparare. Ecco, io un giorno che feci arrabbiare parecchio Laura, all'inizio delle segregazioni, io dissi: senti, io vado a farmi un giretto, io c'ho la bicicletta. La corsa e dico faccio un giretto in Liguria. Ora, il fatto è che da qui casa nostra a Marina di Massa all'inizio della Liguria ci sono 10 km, capito? E perlomeno facevo una sgambata così, ma da solo, perché poi hanno fatto tutte le cose di dire mai fare le cose insieme ad altri, roba del genere. Io se vado a correre o vado in bicicletta o vado a tavola a vela, vado sempre da solo. Quindi non avevo bisogno di tutte queste cose. E poi però mi sono adeguato, diciamo così. Anche perché sennò il comune glielo facevo cambiare direttamente, lo rimandava a casa sua a Livorno e aveva cambiato il comune, stava da solo in Tu isolamento. non sai che Pisa e Livorno hanno cioè come si chiamano? Non si vedono bene, sono continuamente in. Vabbè, sì, vabbè, a Livorno insomma si dice sempre pista merda. Ecco. Io vi devo Ciao Ezio. salutare, devo andare a lavorare. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Oi.
Senti, comunque, a proposito di di Isoc, esatto, stavo finendo Isoc. Stavi dicendo appunto di Grazie Laura. Isoc. No, a proposito di Pisa, volevo dirvi, voi avete saputo della mamma di Daniele? Sì. No, è No, non ho saputo nulla. stata, cioè lei veramente è stato un caso, cioè così, lei fissa chiusa in casa, chiusa in casa, chiusa in casa, si sveglia la mattina, sta male e 5 giorni dopo non ce l'ha più. Giovane, giovane, 81 anni senza nessuna patologia. Cioè, arresto cardiaco? No, coronavirus. Ah, scusa. Beh, non è che muore di coronavirus, avrà avuto qualche altra patologia. Beh, Sì, però insomma non si capisce come abbia potuto prenderla. tanto per darti l'idea, io ho un vicino di casa che l'ha portato via con l'autoambulanza, morto l'altro giorno, 49 anni, sportivo come Stefano, che va sempre in giro senza nessun problema, è stato male, è andato all'ospedale Castiglione per 2 volte, l'hanno rifiutato e poi è andato in crisi respiratoria, dalla crisi respiratoria arresto cardiaco, non aveva la bombola dell'ossigeno. Ieri il sindaco di Brescia, non so se l'hai visto, diceva che mancano le bombole, no? Per cui anche chi è a casa, non so la signora del caso come sia capitato, però in genere quello è il problema, Ho hanno crisi capito. respiratorie e vanno in arresto cardiaco, poi magari risultano morti per arresto cardiaco, non dico Sì, rotto. no, anche perché povero, cioè Daniele, sai, è uno anche che lavora nelle Sì, ambulanze, esatto. così, quindi ti sarà dato da fare un sacco, Ma però. io però avevo chiesto a Stefano Disoc per capire, perché l'altro giorno ho sentito una persona di, come si chiama, Agid, che se ho capito bene è la struttura che in questo momento sopporta un po' tutti i portali istituzionali. E Francesco me lo confermava, sono praticamente in dismissione come struttura Agid. Sì, ma chi è la persona in questione? No, no, non, una persona così non si chiacchierava, Dai, niente di chi è la particolare. talpa che stai registrando che così poi finisce su YouTube? Esatto, facciamo. Ma, se, Siete ma mi ha stupidi? colpito questo fatto perché in questo momento dove la collettività ha bisogno di servizi pubblici, mi è sembrato di vedere la storia della sanità, no? Che in sordina si dismettono alcune attività, e dopo si pagheranno le conseguenze, se ho capito bene. Com'è la storia di Agid? Tu che ne sai di più di me? Noi non collaboriamo, punto, perché non ci piace Ah. l'istituzione e sappiamo che è in crisi. Ma verrà sostituita da qualcosa o... Ma, diciamo lì c'è la ministra Pisano che, diciamo, se taluni dicono è brava. Così, noi l'abbiamo anche conosciuta a Berlino all'IGF Globale, però insomma non c'è un indirizzo che ci sembra adeguato, capito? Ah. Io avevo parlato con Guido e Guido. lui mi aveva raccontato un po', sì, questo piano di smantellamento, quindi proprio di sciogliere l'unità dando pezzi ai ministeri, però insomma in qualche modo farla dissolvere. Ecco, ma al di là E del c'è questo nuovo direttore generale ora, l'hanno messo da poco all'Agid, l'hanno cambiato da poco Ah. e è stato preso apposta per questo piano di ristrutturazione. Ma va ad essere sostituito da qualcosa oppure è il No, solito piano per risparmiare? niente di nuovo. Siamo al taglio un po' la storia della sanità, insomma. No, no, nel senso di concentrare tutto sul discorso della struttura, quella, come si chiama la struttura, quella che ha la presidenza del Consiglio? I don't know. Non lo Sì, so. quella dove c'era No. Piacentini un tempo. È diventato un dipartimento. Dipartimento, quello di, hanno fatto un dipartimento Il team digitale. del team digitale, hanno fatto un Ah. dipartimento, quindi da l'Agid si dissolve e questo dipartimento che è quello che è nato da
al tempo da Piacentini, e poi ora ce n'è uno nuovo che non mi ricordo come si chiama, e Attias. Attias. Attias è il capo del dipartimento. È Per cui quella la il supporto alla comunicazione istituzionale o all'attività digitale in Italia fa riferimento a questo tutta la dipartimento. trasformazione digitale del paese fa riferimento là ora, Ho sì. capito. Ecco, per quello dismettono Agid. Ci pensa Casalino. No, com'era quel detto? Meglio che un pisano all'Agid. Meglio morto in casa. Ma Che un pisano all'Agid. No, no, Casalino è pisano? Casalino. no, ho detto pisano all'Agid, non all'uscio. Ah, ma Pisano Paola! Ah, scusa, non avevo capito. È troppo presto la mattina per me. È troppo presto la mattina. Hai capito? Però è strano che tu non lo conosca, Raimondo, questo team. No, in realtà lo conosco anche due amici che ci lavorano dentro, però non avevo capito che. Ma c'è dentro anche, ad esempio, di quelli che conosciamo di ISOC, c'è dentro anche, credo, Barberis. No, nel team che lavora c'era Nellucci, se te lo ricordi. Era un giovane che Alex. girava Alex. Tranne Lucci? Sì, quello che è stato il fautore del McAfee insieme a Riccardo Luna. Ho capito. Comunque, insomma, e niente. E ora invece, come attività così, sono partiti quei ragazzi giù del sud insieme a Enzo Pugliati dentro ISOC e stanno mettendo in piedi una sorta di appunto di per smistare, soprattutto per la parte del sud, le scuole del sud, nell'area dove loro hanno la possibilità di dare ai ragazzi computer, tablet, insomma, si stanno dando da fare per fare una iniziativa spinta da Inter Society per questa cosa. Ho capito, per cui insomma ISOC si muove anche in questo momento relativamente al problema contingente. Sì, poi sai, ora ISOC ha fatto quella cosa importante, non so se l'avete seguita, della vendita del punto No, so, ho letto delle org. polemiche Ecco, in sì, merito. però insomma, al di là delle polemiche si sono riempiti le tasche Soldi. di molti, ma molti, ma molti, ma molti soldi. E quindi lanceranno dei progetti, insomma, interessanti a cui potranno partecipare tutti, ecco, ci saranno i finanziamenti abbastanza rilevanti. E noi ci stiamo dietro e stiamo cercando di capire come poter accedere, come poter favorire anche la comunità italiana per utilizzare questi finanziamenti. Non ti sento più. A 7 minuti non ci puoi far più vedere lo sfondo, Francesco. Io chiudo. Basta ricollegarsi piuttosto. Sì, Non lo ho so. capito. Sì, lui dice basta che ti ricolleghi, superi i 40 minuti e vai avanti a chiacchierare. Ah, ma perché è lo Zoom che ti caccia fuori. Sì, Ah, benché sì. abbiano promesso che c'era illimitato tempo in questo periodo, non è vero. Va bene, allora ci Bisogna vediamo domani. Sì, accreditarsi. certo. Io sono sempre qua. Accredite. Bisogna accreditarsi. Ma come bisogna accreditarsi? Io basta che esco e rientro, no? Sì, appunto. No, vi mando in chat. Cosa ci mandi in chat? Così non abbiamo limiti di tempo, ad esempio. In che senso? Hai letto il link in chat? Sì. Roba del GAR. Ah, sì, ecco.